Vodda il 7 e l'8 giugno alla Sagra del Supizzudu e Colores de Berano. Fiera, mercato, degustazioni, musica, spettacoli, con oltre 100 paesi che sfilano con l'abito tradizionale. Ti aspettiamo a Vodda per la festa dei colori e dei sapori. Buongiorno e bentrovati a tutti, nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live, martedì 3 giugno 2014. Iniziamo subito con l'Unione Sarda che nel taglio alto titola «Politica all'Unione Europea, bacchetta l'Italia sui conti, Renzi sereno scrive i sindaci per il rilancio». Cultura, fotografia, la Sardegna degli anni 70 in mostra a Milano. Droga, a Cagliari e strage, ultima vittima una donna di Carbonia stroncata da un'overdose a Ismirionis, 5 morti in pochi mesi, il killer è lo speedball. Baratili, muore a 26 anni in uno scontro tra auto e moto. A Ierzo invece nuovo attentato, un'altra vettura data alle fiamme. Ancora a Cagliari, pugni al rapper, nessuna denuncia e tanti misteri. Urlo dei Marò, abbiamo ubbidito ma siamo ancora prigionieri. Ancora le brevi, da Cagliari, onorificenza e medaglie per il 2 giugno, Regione Sardegna. Pigliaru convoca un maxi vertice di maggioranza. A centro pagina, resa dei conti Cellino Silvestron, l'imbarazzo dell'archistar, i soci USA, no comment. Notizia che crea polemica, sindaci in rivolta, sul lago Modeo si fa la guerra. Passiamo ora alla Nuova Sardegna, giù le mani dall'oro verde, coro di no alla multinazionale che vuole sfruttare i geni della flora sarda. Caos sulla prima rata dalla Tasi, la nuova imposta sulla casa si paga subito a Sassari, slitta all'autunno a Olbia, Nuoro e Oristano. Calcoli complessi, niente bollettini prestampati, i CAF prevedono errori e ricorsi. Il 2 giugno della Brigata Sassari tra Roma e Herat. L'accoltellatore dal giudice, siamo a Oristano, oggi interrogatorio di garanzia, migliora invece la ragazza. Proseguiamo, basket, semifinale scudetto, la grande occasione del banco, se batte Milano al Palace Radimini, passa in testa alla serie. Musica e moda, voci di maggio conquista Sassari. La Repubblica, l'Unione Europea, fatti di più, ma l'Italia esclude la manovra bis, Bruxelles concede altro tempo per il pareggio, Renzi accelera sulle riforme, la musica è cambiata. Abdica e a sorpresa il re democratico della Spagna, Juan Carlos lascia il trono, troppi scandali, tocca a Felipe. Proseguiamo, andiamo a parlare con il Corriere della Sera, prima pagina, l'Europa incalza ancora l'Italia, alle pagelle dell'Unione Europea, bene le riforme, più sforzi nel 2014, Bruxelles non boccia il rinvio del pareggio di bilancio, Padoan la crescita eviterà la manovra. Juan Carlos abdica, le ragioni di una scelta, il re di Spagna scende dal trono, Felipe pronto, largo ai giovani. Con questa notizia si chiude qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa di oggi, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.